Stefano Tramonti, primo cittadino di Carpenedolo, di nuovo negli studi di Tempo Radio a filo diretto con gli ascoltatori. Bentornato Sindaco. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione, visto che è filo diretto. Il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Se ci volete chiamare, il numero è lo 0376-631709, la mail è diretta a @temporadio.it e poi c'è la pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio, sulla quale siamo in streaming come su YouTube anche Temporadio Live 21 agosto. Allora, date tutte le coordinate, cominciamo subito col parlare dei lavori. Ci eravamo lasciati con i lavori nella Piazza della Chiesa, se non mi sbaglio. Sì. A che punto sono adesso? Sì. Lavori che volgono al termine, come devo dire da cronoprogramma, avevamo posto come obiettivo circa un mese e mezzo fa, ecco, quello di arrivare a concludere, sostanzialmente a riaprire, ecco, la piazza al transito pedonale in una prima fase, entro appunto la fiera di San Bartolomeo, che appunto cade venerdì di questa settimana, e devo dire che posso confermare che per le festività la nuova piazza della chiesa sarà ovviamente riaperta. Ci sarà un momento, un certo periodo nel quale sarà ancora inibito il transito delle auto, questo necessariamente per consentire l'assestamento della pavimentazione che si è andata a posare, e poi ovviamente verrà riaperto al transito anche veicolare e verrà destinato una parte della piazza ad uso parcheggi, come era, devo dire, nell'architettura preesistente. È chiaro che però il valore della piazza è drasticamente, e lo dico in senso positivo, cambiato, in quanto ovviamente la qualità dell'arredo e quindi la qualità che la piazza conferisce alla zona circostante è sicuramente più significativa rispetto a quanto non fosse prima. Devo dire, la piazza non posso confermare al 100% che alla data della fiera, quindi a venerdì, sarà conclusa al 100%, mancheranno gli elementi di arredo, questo è legato esclusivamente, direi, al periodo particolare nel quale si sono fatti i lavori, ossia nel mese di agosto, dove ovviamente si sa che quando si dipende dalle consegne di materiali di arredo ci si scontra chiaramente con le chiusure, diciamo, per le pause estive, e quindi gli arredi, noi sappiamo, sono già stati messi in produzione, però ovviamente verranno consegnati, diciamo, entro il mese di settembre. Sì, no. Stavo parlando, appunto, mi ricordo che avevamo citato per esempio uno studio che diceva di quanto valore hanno anche le case, addirittura se in luoghi più belli anziché più brutti, così sì, via. Sì. Io penso che sia importante investire in modo oculato le risorse che poi rivengono dai nostri cittadini, in quanto sostanzialmente i bilanci degli enti locali si finanziano con le entrate, sostanzialmente con le entrate tributarie dei cittadini residenti. E quindi penso che sia in assoluto importante investire le risorse pubbliche con una certa misura e accuratezza. Va anche tenuto conto, secondo me, di quanto i cittadini si impegnano nel garantire le risorse all'ente locale, quindi è giusto che attraverso gli interventi pubblici si abbia anche una rivalorizzazione del patrimonio privato. Certamente, esatto. Del resto tutti noi siamo anche turisti, e quando andiamo in giro magari vediamo qualche schifezza messa da qualche parte, magari siamo pronti a prendercela, ecco, quindi cominciamo noi stessi ad agire, giustamente, quindi insomma... Sì, anche valorizzando ciò che abbiamo. Sì, sì, è necessaria una collaborazione, ecco. Viene in mente una frase di Kennedy che diceva: non pensiamo sempre a che cosa il proprio paese possa fare per noi, ma che cosa noi possiamo fare per il proprio giustamente, paese. Giustamente, giustamente. Allora, dunque, andiamo avanti, quindi comunque complimenti perché appunto stanno andando avanti. E la riqualificazione pubblica, lotto di riqualificazione pubblica, anche possiamo parlare anche di questo. Sì, qui probabilmente lei riferisce ad una delibera che ha visto di recente approvazione da parte della Giunta. È il penultimo lotto di un percorso complesso, perché ovviamente l'intervento è complesso e composito, che riguarda l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, percorso che
è complesso, ma che devo dire si va a compiere in un lasso di tempo assolutamente circoscritto, in quanto il percorso di riqualificazione è cominciato a gennaio del 2017. Esatto, perché il contratto è decorso da dicembre del 2016, per cui i lavori sono cominciati a gennaio 2017 e devo dire che la nostra previsione è quella di chiudere gli interventi di riqualificazione su tutto il patrimonio a dicembre del 2018, quindi in 24 mesi penso che portare ad un livello assolutamente ottimo e devo dire invidiabile e invidiato anche dalle realtà pertinenti e non solo, in quanto devo dire mi piace ricordare non tanto per autoreferenza ma soprattutto per riconoscimento del lavoro svolto e dall'impresa che è nostra partner e dagli uffici comunali e dai funzionari che mi accompagnano, il valore di questo tipo di riqualificazione sull'illuminazione pubblica è stato riconosciuto sia con un riconoscimento a livello regionale sia con un riconoscimento a livello nazionale. Dicevo, i lavori volgono anche in questo caso al termine, siamo onestamente, abbiamo un leggero ritardo di circa 30 giorni rispetto a quella che era la nostra tabella di marcia, ma anche in questo caso è bene considerare obiettivamente che così si lavora su tutto il territorio, sugli impianti di tutto il territorio, sia sui servizi sia sui sottoservizi, per cui si capisce quanto effettivamente durante le lavorazioni si possono trovare degli imprevisti che di volta in volta possono portare un ritardo di qualche giorno. Moltiplicatelo su un lavoro di 24 mesi e capite come un ritardo di 30 giorni sia abbastanza esatto. Non sostenibile. So peraltro se possa averci a che fare, ma penso di sì. Adesso sono un paio di settimane che c'è bel tempo, ci sono gli incendi, sembra che, ma non dimentichiamoci che è stata un'estate piovosissima, ha piovuto tutti i giorni praticamente. Ci sono diversi fattori, sia fattori ambientali ma ripeto anche fattori tecnici che sul lavoro, che è chiaro vanno... che se il lavoro deve durare 30 giorni e si ha un ritardo di 30 giorni è una cosa, se un lavoro deve durare 24 mesi e si ha un ritardo di 30 giorni è un'altra. Oggi noi appunto con la delibera di qualche giorno fa approviamo il sesto lotto, che è il penultimo del progetto, che si compone appunto di 7 lotti. Nel sesto lotto, ultimata la riqualificazione di tutti gli apparati, di tutte le linee, si interviene sostanzialmente su quello che diciamo si chiama telecontrollo degli impianti. L'installazione di questi dispositivi permetterà sostanzialmente di poter avere notizia di eventuali disservizi senza essere dipendenti, come si è sino ad oggi, dalle segnalazioni del cittadino, che devo dire si è mostrato, e questo mi piace sottolinearlo, in questi mesi nei quali si sono messi a disposizione il cittadino degli strumenti per segnalare gli eventuali disservizi, si è mostrato assolutamente collaborativo e devo dire che attraverso il sistema di controllo dei lavori che abbiamo sull'impresa, che ovviamente è aggiudicataria delle lavorazioni, abbiamo anche riscontro, e mi piace dire anche questo, che a fronte della segnalazione si interviene sempre nei tempi contrattuali, che sono in media di 24 ore a seguito dell'apertura del ticket, per cui devo dire che c'è un'ottima sinergia tra cittadino che evidenzia l'eventuale disagio, parte pubblica che apre ovviamente la segnalazione al proprio manutentore, e manutentore che devo dire nei tempi contrattuali è sempre intervenuto. Certo, certamente. Allora, e poi c'è un'altra cosa, ci sono nuove norme per quanto riguarda il PGT? Per quanto riguarda il PGT, anche qui arriviamo diciamo alle battute finali che poi rappresenteranno le premesse della fase pratica, alle battute finali di tutto l'iter burocratico che
ha appunto avuto e ha per oggetto l'approvazione del nuovo PGT. Anche qui parliamo di un percorso che è iniziato all'interno del Palazzo Comunale all'indomani dalla nostra elezione, che poi ha cominciato ad essere esposto attraverso i passaggi consigliari circa direi un anno fa. Oggi siamo in attesa della pubblicazione da parte di Regione del PGT ormai approvato dall'organo del Consiglio Comunale, e nel frattempo nel recente Consiglio Comunale abbiamo approvato quel pool di norme che abbiamo costruito a livello locale, che era nostra competenza elaborare, che così andranno a disciplinare un processo che io auspico sia virtuoso per la cittadinanza, in quanto abbiamo voluto caratterizzare il nuovo PGT con degli strumenti normativi locali che sostanzialmente produrranno dei titoli, quindi produrranno dei bonus, dei premi che avranno un valore economico per coloro che attueranno delle ristrutturazioni, delle riqualificazioni all'interno del centro storico. Questi bonus volumetrici, perché così sono definiti, saranno poi trasferibili a terzi o utilizzabili nelle zone esterne al centro storico. In questo modo chi per esempio li trasferisse a persone che hanno interesse all'esterno del centro storico e quindi hanno bisogno di questi volumi per fare dei piccoli ampliamenti, consentiranno a chi li cede ovviamente di monetizzarli, e quindi questo diverrà una sorta di cofinanziamento, di parziale finanziamento di quell'intervento di ristrutturazione che si è operato sul centro storico. Il concetto è quello di dare un incentivo che si affianchi, un incentivo da parte dell'ente locale, quindi a livello locale, che si affianchi a diversi incentivi che ci sono a livello regionale e a diversi incentivi che ci sono a livello statale, al fine di rendere il più sostenibile possibile, e in parallelo bisogna lavorare affinché lo si renda anche burocraticamente il più snello possibile, appunto processi di ristrutturazione del centro storico sul patrimonio privato, certo. E ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, è chiaro che il pubblico deve intervenire sul pubblico, ma deve in un certo, nei modi possibili, incentivare il più possibile anche la riqualificazione del privato, in modo tale che tutti i colori del centro storico siano tra loro ovviamente amalgamati e compatibili, e non ci siano situazioni di magari patrimonio privato, zone in cui il patrimonio privato sia particolarmente valorizzato e il patrimonio pubblico no, ma anche bisogna evitare che ci siano situazioni contrarie. Certo. Allora, fermiamoci un attimo con il sindaco di Carpenedro, Stefano Tronchi. Stiamo dialogando con Stefano Tramonti, che è il primo cittadino di Carpenedolo. C'è un messaggio a proposito di videosorveglianza, che questo è un collegamento che ho fatto io, lo spieghiamo sindaco, che a Carpenedolo è particolarmente legata tra l'altro all'illuminazione pubblica, no? Sì, ecco. Per questo che ho fatto il collegamento, questo per spiegare magari a chi non lo sapesse. Dice sindaco Tramonti, la videosorveglianza si può usare anche per scoprire chi mi ha bocciato la macchina, dice, come devo fare? Dico, ha chiamato questo messaggio, uomo o donna che sia, lo capisco, a me è successo due volte, e vigliacco che ti mettano un bigliettino. Rispondo per quello che posso fare, cioè installare dispositivi di videosorveglianza e non dispensare senso civico, per cui per quanto di competenza, diciamo, pur sperando che ovviamente quando una persona commette lasci un biglietto, perché compete al senso civico. Per quanto riguarda i dispositivi di videosorveglianza, allora devo dire che ormai mancano, siamo anche qui alle battute finali, lavorazioni che sono cominciate sei mesi fa. Oggi tutti i dispositivi sono sostanzialmente installati, se ne contano 60 sul territorio, partivamo da zero.
e tutti i varchi d'ingresso del territorio comunale saranno controllati da telecamere particolari che leggeranno appunto tutte le targhe in ingresso e in uscita. Questo per dare un'idea del livello di impianto che si è potuto installare, che si è installato oggi a fronte dell'investimento che si è fatto ieri sull'illuminazione pubblica, in quanto una parte dell'intervento riguarda la posa di fibra ottica che rappresenta quello strumento di connettività sulla quale poi abbiamo costruito il progetto di videosorveglianza. Ovviamente la videosorveglianza è previsto che sia, noi abbiamo previsto due centrali, una centrale in polizia locale e una centrale gemella presso i carabinieri, che potranno ovviamente utilizzare questi filmati per gli usi previsti, anche ovviamente a seguito di una denuncia che un utente ovviamente dovesse fare alla polizia locale di aver ovviamente subito un sinistro, e se la videosorveglianza pubblica metterà nelle condizioni i carabinieri di poter vedere che cosa è accaduto, ovviamente quel filmato potrà essere usato. Beh, effettivamente magari uno subisce un danno di alcune centinaia di euro perché le deve tirare fuori obiettivamente. Al di là del valore, a seguito di una denuncia i carabinieri hanno obbligo di dar seguito a quella denuncia e utilizzano gli strumenti a disposizione. Tra pochi giorni avranno a disposizione anche questo occhio digitale che sostanzialmente andrà a sorvegliare H24 tutti sostanzialmente i luoghi sensibili del comune di Carpegna. Benissimo, quindi appunto il consiglio, visto che dice come devo fare, comincia col fare denuncia ai carabinieri e questo appunto. Questo a prescindere. Poi si fanno le foto normalmente anche per sicurezza, cose di questo tipo qua. Allora, la polizia multa le auto in sosta senza senso anche per un secondo a volte. Il discorso le sto qua soltanto un attimo qui, però secondo me bisogna un pochino, io posso comprendere onestamente il punto di vista del cittadino, devo dire nei quali panni spesso sono anch'io, però sindaco guardi, in un comune della provincia di Brescia mi capitò anni fa di vedere per esempio uno che stava lì soltanto 2 minuti, sa chi bloccò? Un'ambulanza che stava correndo in ospedale. Arrivavo un attimino a una spiegazione che poi è simile alla sua, nel senso che posso comprendere il fastidio, il punto di vista del cittadino, soprattutto perché io credo che poi quando si fanno queste considerazioni si raffronti, no? La propria situazione a quella magari che si vede tutti i giorni in una determinata via dove c'è la macchina spesso in divieto di sosta e che non viene con altrettanto zelo multata. È difficile obiettivamente fare paragoni di questo tipo, perché si parte da un presupposto che non potrà mai essere realtà, ossia che ci sia un vigile in ogni metro quadro del territorio pubblico, è impossibile. C'è una componente, anche diciamolo, di sfortuna legata al fatto che si mette la macchina in divieto di sosta 5 minuti prima di quando passa di lì la pattuglia, che però deve fare il suo mestiere e non può fingere di non vedere che vi è un illecito, che in ogni caso deve essere sanzionato. Questo lo dico perché è giusto anche mettersi dalla parte di chi svolge il lavoro di polizia locale, che in un caso del genere commette un'omissione d'ufficio. Esatto. Se passa davanti ad una situazione illecita e non la mette in evidenza. Certo. Allora, poi ci sono. Allora, da qualche tempo dice internet va che è un fulmine, sono i lavori che avete fatto, va che è una bellezza, dice Max. Questo concordo. Devo dire, come ogni cosa va seminata e ci vuole tempo perché poi dia i suoi frutti, e devo dire che anche sul tema infrastrutturale legato alla connettività oggi i frutti stanno arrivando di accordi quadri fatti con Telecom, di interventi di diciamo ammodernamento fatti direttamente dalla pubblica amministrazione. Devo dire che oggi io penso quando tratto questo tema soprattutto all'ammodernamento importante che si è garantito a costo zero a tutte le aree industriali e quindi a tutte le imprese che fino a ieri viaggiavano sotto il profilo della connettività ad una velocità
che chiamarla velocità sembra, diciamo, eufemistico, oggi viaggiano alla velocità alla quale le aziende devono viaggiare per essere competitive, e se viaggiano a questa velocità in termini di connettività è sicuramente merito dell'intesa della pubblica amministrazione, e quindi l'amministrazione che rappresento, con partner tecnologici che hanno consentito in tutto il territorio di installare fibra ottica, che poi ovviamente ogni privato può o meno utilizzare, ma è chiaro che chi fa business ovviamente oggi non può prescindere dall'utilizzare questo strumento, certo. Che fino a ieri non c'era. Poi probabilmente quello che nota il cittadino è che c'è un miglioramento per tutti, comunque, perché le linee diventano più sgombre, più rapide. Il cablaggio è stato fatto su tutto il territorio, non solo per utenze business, ma anche per utenze domestiche, per cui immagino che il cittadino sia un'utenza domestica che ha questo vantaggio, questa possibilità, a fronte dello stesso accordo quadro a cui riferivo prima. Allora, vediamo un attimino, le leggo degli altri messaggi. Quando le scuole sono sicure, pare che il terremoto venga a nord. Beh, insomma, non è una perturbazione, però effettivamente è stato registrato 3 punti qualche cosa, non fortissimo, ma in Emilia è stato registrato stanotte o ieri, non so, mi ricordo. Allora, io devo dire, sotto il profilo della sicurezza degli istituti, posso garantire a tutti i miei concittadini di stare assolutamente tranquilli rispetto alle strutture pubbliche del comune di Carpenedolo. Invito le persone in generale a non creare casi di allarmismo quando effettivamente le premesse non ci sono, e lasciamo fare. Io poi in questi giorni trattando anche temi che forse andrebbero trattati con un po' più delicatezza, tenendo conto di chi può ascoltare, e mi riferisco ai familiari soprattutto delle vittime di quanto accaduto a Genova, bisogna anche francamente dire che siamo in un paese che ha tanti difetti, ma siamo anche in un paese che ha una serie di organi deputati ognuno al proprio lavoro, e chi fa questo tipo di verifiche, chi realizza per esempio edifici scolastici, ha specifiche competenze che non possono essere improvvisate. Questo mi riferisco al fatto, certo, che i cittadini spesso poi in questi casi, no, si ergono un po' degli ingegneri strutturisti, stiamo attenti a fare questo passaggio e a banalizzare professionalità che quando hanno delle responsabilità devono ovviamente assumersele, e quando, come devo dire nella mia breve esperienza, sono chiamate a fare degli interventi di prevenzione piuttosto che a fare degli interventi di verifica, che io in questi anni ho commissionato, devo dire l'hanno sempre fatto con estrema professionalità, esatto. E verso queste professionalità noi dobbiamo attribuire anche una parte di fiducia, perché non, certo, possiamo pensare di parlare esattamente con lo stesso livello di competenza. Certo, certamente. Allora, le vorrei chiedere un attimino il CUC, che cos'è? Di che cosa? Come mai a Carpenedolo? La CUC, la centrale, vero, quindi okay, è femminile, giusto? Allora, è uno dei tanti acronimi della pubblica amministrazione. Devo dire che se io parlassi utilizzando almeno la metà degli acronimi che ho conosciuto in questi anni, mi prenderebbero per matto. CUC significa centrale unica di committenza, è qualcosa che, devo dire, nel mondo privato si conosce come centrale acquisti, diciamo così. Grandi gruppi commerciali, noi sappiamo che oggi, tantissimi anni, comprano in centrale acquisti, questo applicando quella che è, diciamo, il principio base dell'economia di scala, no? Devo dire che la CUC è la centrale acquisti della pubblica amministrazione, se vogliamo fare un parallelismo leggermente tirato, ma poi non più di tanto. Oggi, di recente approvazione da parte del Consiglio Comunale, è costituzione di una CUC, che è un qualcosa che gli enti locali possono istituire in associazione tra di loro, identificando un comune che faccia da centrale unica di committenza ed altri comuni che aderiscono
quali comuni deleganti, affinché questi comuni utilizzino la struttura del comune centrale unica di committenza per fare procedure di gara, o singolarmente o insieme ai diversi comuni aderenti, per spuntare sostanzialmente delle condizioni migliori o per risultare interessanti ad un mercato verso il quale magari un comune di 2 o 3 mila abitanti non sarebbe interessante. Devo dire che con estremo orgoglio, ed era qualcosa che invito a riflettere quanto sarebbe stato possibile 4 anni fa, io la risposta ce l'ho, con estremo orgoglio tantissimi comuni ormai aderenti all'aggregazione Comuni Lombardi Uniti, di cui il comune di Carpenedolo è capofila, hanno chiesto e hanno posto sul tavolo l'idea di istituire all'interno di questa aggregazione comunale una centrale unica di committenza con il comune di Carpenedolo che ne facesse appunto la funzione di centrale unica. Oggi abbiamo approvato gli atti di competenza, si partirà intorno al 1° di ottobre. E io credo che sarà una esperienza come lo è stata quella del SUAP, come lo è quella del SUE e come lo è quella del SIT, tutte esperienze di gestione associata. Sarà una ulteriore esperienza quella della CUC, nella quale ci potremo tutti togliere delle soddisfazioni, prima di tutto amministrative, sia la parte politica sia la parte tecnica, sì. E potremo poi trasferire dei risultati concreti ai nostri concittadini. Allora, leggo diversi messaggi perché continuano ad arrivare. Allora, due, Leunisco dice: sindaco, la fiera non si può fare al Fusetto, che è vicino a casa mia. E poi Tramonti, razzista del Fusetto, perché la fiera all'Orti invece, al Parco Orti? Ricordiamolo. Allora, i giorni cosa sono? 24, 25 e 26 di agosto, là, appunto... Allora, Fiera di San Bartolomeo. Mi viene da sorridere obiettivamente, perché? A parte che io penso che ci sia, devo dire, anche una parte di ironia in questi messaggi. Le chiedono anche se lei il malfatto lo mangia, visto che sarà anche sagra del malfatto, tra l'altro. Sì, questo posso rispondere di sì con certezza. A poche domande posso rispondere di sì con certezza, ma a questa sì. Allora, per quanto riguarda il Fusetto, obiettivamente, non tanto a me, ma alla mia amministrazione, fa un po' sorridere che si attribuisca, diciamo, un titolo come quello che è stato letto, in quanto obiettivamente se c'è un'amministrazione che ha messo risorse in una riqualificazione che arriva in ritardo, ma bisogna distinguere chi obiettivamente non l'ha operata in tanti anni e chi si è tirato francamente sulle maniche, permettetemi il virgolettato, all'indomani delle elezioni per colmare un gap di troppi anni. E questa amministrazione è quella che rappresento, che ha sostanzialmente apportato un ammodernamento e una riqualificazione del Fusetto che ha colmato quei 20 anni nei quali nessuno ha messo soldi al Fusetto, ok? E dico peraltro messo soldi, messo risorse con estrema oculatezza, senza disperderne, ma facendo quegli interventi che a mio avviso erano necessari per riqualificare un polmone verde, uno dei due principali polmoni verdi del paese, e che si insinua all'interno di una delle zone più popolate, del paese. Certo. Aggiungo che da altrettanti anni il Fusetto non ospitava più manifestazioni di rilievo del territorio comunale. Da quest'anno, come tutti sanno, è stata la cornice del Parco Fusetto del Baskers Festival, che per mia, devo dire, diretta volontà è stato trasferito dal Parco Orti al Parco Fusetto. Il Fusetto deve continuare ad ospitare manifestazioni, mi si consente, ecco, di dire non cominciamo una guerra di quartiere, ecco. Certo, assolutamente. Cercheremo ovviamente di mettere equilibrio tra l'utilizzo dei due parchi, anche a fronte delle risorse che sono investite tanto nell'uno come nell'altro. Allora, le leggo un po' tutti i messaggi, non faremo in tempo a rispondere, perché abbiamo già sforato addirittura. Sindaco, con la piazza abbiamo subito dei disagi, questo succede un po' sempre quando ci sono dei lavori, spero che si ricandidi perché è bravo e la voto, dice Claudia. Poi, che ne dica qualcuno, le ha cambiato in meglio la nostra città, le fai complimenti William in questo caso.
Finalmente anche la nostra amministrazione competitiva, anche con Monticari, anche perché noi siamo i migliori, dice saluto di Monteclarensi, non si arrabbi, no? Insomma, le chiedono se è pronta anche la squadra per scendere in campo alle prossime amministrative. Poi la fiera del quartiere Fusetto, ecco, farà felice qualcuno, spero sia solo provvisorio, ecco, ancora una volta. Viva le fontanelle di Carpenedro, dice Stefania. Mi hanno detto che c'è la protezione civile a Carpenedro, come funziona? Le chiedono anche. Ok. E poi, sì, vuole... Sì, se posso. Mm, sì. Allora, intanto per quanto riguarda l'ultima domanda, la risposta è quella più veloce. Protezione civile, siamo prossimi peraltro all'inaugurazione della riqualificazione di un'ala di Palazzo Lafranchi, all'interno della quale sarà ospitata anche la sede della Protezione Civile, in modo tale che tutti potranno avere un più facile accesso anche fisico. Tenete conto che la Protezione Civile è Protezione Civile Comunale, per cui è un organo interno del Comune di Carpenedolo. Attraverso il sito internet del Comune di Carpenedolo, nello sportello al cittadino, c'è proprio poi una sezione che si chiama Protezione Civile, dentro il quale si trovano i moduli che possono essere inoltrati al Comune per richiederne l'adesione. Certo. È un'adesione non onerosa, ovviamente. Abbiamo, devo dire, in questi primi 18 mesi, 24 mesi, adesso non ricordo di preciso quando l'abbiamo istituita, ma non più tardi di un anno e mezzo fa, abbiamo costantemente aumentato i volontari, e questo è indicativo del fatto che il lavoro da questa parte si è fatto, secondo me, nel modo giusto, ma che chiaramente ancora una volta il mio territorio ha risposto in modo assolutamente positivo, come risponde sempre quando si parla di volontariato. Poi ancora dicono bravo sindaco perché ha valorizzato Carpenedolo, il centro di piazza, ecco, i parchi, eccetera eccetera. Sì. Se posso permettermi velocissimo sindaco, perché veramente abbiamo sforato risposta flash, devo ringraziare però le persone che rivolgono i complimenti rispetto ad un lavoro non sempre molto semplice, ecco, ma costante, devo dire assolutamente assiduo, che si è condotto in questi 4 anni. Non posso pensare però che Carpenedolo oggi si accontenti di questo, perché certo, io so da dove siamo partiti, so dove siamo, so dove possiamo arrivare, per cui io ringrazio del lavoro svolto, ma voglio cogliere l'occasione per dire che di lavoro ce n'è ancora da fare. Questo percorso io credo non debba essere interrotto e ci porterà a risultati che io credo siano ancora più soddisfacenti rispetto a quelli di oggi, che sono già molto diversi rispetto a quelli di qualche anno fa. Benissimo, se la prendono anche con un suo assessore che dicono che soffre di annuncite, però non mi piace leggere messaggi contro una persona che non si può difendere al momento, insomma. No, sì, poi bisognerebbe anche un pochino circostanziare la frase, anche la cosa. Faccio un pochino fatica a rispondere. Ringrazio tantissimo Stefano Tramonti, primo cittadino di Carpenedolo. Grazie, 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 grazie a lei, grazie a tutti.